Adesso il problema è come dirglielo. Voi cosa dovevate dirmi? Si parte e si va in vacanza. Che bel regalo che mi avete fatto! Purtroppo non è una vacanza questa, lo dico a te, lo dico a te. Mi piacerebbe sapere cosa pensate di me. Se vuoi te la dico io la verità su di te. No, no, a me da pro di levare sta mano, ci sono andata a letto. No, io spero che tu in questa cazzata gli abbia detto però la verità. Non gliel'hai detta? Sta vacanza è diventata una cosa surreale. Professore. Ma voi siete tutti sozzoni, ma che mi avete messo in mezzo? Me volete far fare un dog? Campania Sport, in collaborazione con Carpisa, Confetti Crispo, Mida Sport, moda e sport sempre al top, ad Arzano, Pozzuoli, Pompei e Avellino. Grazie alle reti di Insigne sul calcio di rigore, il bellissimo gol di Fabian Ruiz, grazie ai ragazzi della SD Boys Arena, accompagnati dal presidente Massimo Gambardella, dal direttore generale Stefano Cittadini. Grazie per essere qui con noi, grazie ai nostri protagonisti. Manuel Parlato, okay. L'ex azzurro Gennaro Scarlato, buonasera. Ciao, buonasera, ciao. L'altro super ex azzurro, Beppe Bruscolotti, buonasera, il capitano. Buonasera. Rino Cesarano, buonasera Rino, ben trovato. Buonasera. Ben trovato anche ad Umberto Chiariello, buonasera Umberto. Buonasera, buonasera. In attesa di una sorta di editoriale, perché poi ricordiamo che domenica c'è la puntata canonica di Campania Sport, quella insomma... standard, io mi trasferisco subito da Davide Uccella in giro per Napoli tra i tifosi per sentire il profumo d'Europa. Davide, perché il Napoli a 36 punti questa sera aggancia la zona Europa League in Serie A, solo per una notte ovviamente, in attesa di affrontare poi il Barcellona martedì allo Stadio San Paolo nella sfida degli ottavi. Buonasera Davide, ben trovato. Sì, Titti, buonasera a te, buonasera a tutti gli ospiti. Noi sentiamo questo profumo di Europa, ma per più di 90 minuti abbiamo sentito anche profumo di pizza qui al Gambero Rosso di Fuorigrotta, qui vari amici, insomma, tifosi di tutte le età per commentare rapidamente, telegraficamente a caldo questo 2-1 in rimonta, un risultato importante, no? Che dà morale. Sì, sì, dà molto morale, una linea positiva, stiamo andando avanti, speriamo bene, anche per martedì. Che ce la facciamo, grazie a Rino Gattuso che anche di morale tutto si sta mettendo più del suo. Questi 5 minuti, lo chiedo ad Adriano, hanno rivoltato la partita un po' come un calzino? Sì, meno male, perché come si era messa la partita stava diventando un po' complicato. C'è stato questo gol spettacolare di Fabian Ruiz, molto bello, insomma, vabbè, è uno specialista in queste situazioni. Sì, sì, molto bello il gol. Anche il gol di Insigne è meritato, perché il fallo di mano c'era. Anche quando l'arbitro è andato a vedere subito, glielo stava dando. Senti, c'è qualche speranza con questo, con il Barcellona, insomma? Penso che ce la può fare. Bravo, insomma, vedete, c'è un po' di entusiasmo. Lo chiediamo, questo Barcellona è insuperabile, irraggiungibile, oppure ce la possiamo giocare? Poi magari c'è il fattore San Paolo, no? Certo, ce la possiamo giocare, perché un po' il Barcellona mo non è come poco tempo fa, che mo non sta vincendo più le partite come prima, quindi ce la possiamo fare, perché il Napoli ci sta mettendo più grinta. Insomma, vedete, anche più grinta, chiudiamo anche con questo nostro amico. Adesso il Napoli ritorna un po' nell'orbita della zona europea, questo sì. Dà fiducia. Sì, dà fiducia, speriamo bene nella sua vittoria.
insomma, speranza, fiducia, entusiasmo, ottimismo con questa rimonta tra i tifosi che mi hanno raggiunto. A te la linea, Titti. Grazie al nostro Davide Uccella, grazie ai tifosi per le strade di Napoli. Umberto Chiariello per il primo commento, è una sorta di editoriale? Mini. No, semplicemente spot. Qualche annotazione. Spot. I prodotti dei migliori marchi, pensati e scelti per te, puoi trovarli da Mida Sport. Moda casual e attrezzatura sportiva, tecnica e di qualità, selezionata con grande cura nel dettaglio. 4 punti vendita e più di 10.000 metri quadrati costantemente rinnovati, accoglienti, funzionali e con ampio parcheggio. Mida Sport. Moda e sport sempre al top. Ad Arzano, Pozzuoli, Pompei ed Avellino. Corri nei nostri store. Troverai i super saldi di marca dal 30 al 60%. La più resistente. La più silenziosa. Carpisa Gotek. Ci siamo per il tuo matrimonio, ci siamo nei momenti speciali, ci siamo per aiutarti a sorridere, ci siamo per sostenere la ricerca contro i tumori infantili. Acquista Crispo Snob e Promessi Sposi e sostieni i Gold for Kids, un progetto Fondazione Umberto Veronesi. Poche annotazioni. È chiaro che si parte da i dati statistici. È vero che Gattuso finora ha annoverato parecchie sconfitte. C'è stato un momento che addirittura aveva 5 vittorie e 5 sconfitte. Il Napoli era precipitato all'undicesimo posto. Ma se uno guarda il trend in evoluzione, si accorge che il Napoli, se non avesse avuto lo scivolone con Lecce in casa, sarebbe a ben 7 vittorie consecutive. E comunque ne ha fatte 6 nelle ultime 7 partite. Napoli che ritrova Fabian Ruiz, che quest'anno era il grande assente. Dopo le belle promesse e premesse della stagione scorsa, al punto da chiuderla in una maniera a livello personale straordinaria, con il premio di miglior calciatore della rassegna continentale Under 21, vinta dalla sua Spagna, e di cui lui è stato l'uomo rassegna, e dopo aver conquistato il posto da titolare nelle Furie Rosse, una delle nazionali più forti del mondo, ed essere considerato uno degli eredi dei grandi centrocampisti degli ultimi decenni, vale a dire Xavi Alonso, Xavi e Iniesta, in Italia era scomparso. Quest'annata peggiore non poteva essere. Non si ricorda una bella partita di Fabian Ruiz, manco a pagarla con l'anternino. A cercarla con l'anternino, a pagarla a peso d'oro. Fabian Ruiz, sballottato da destra a sinistra, mezzala, a due, a tre, centrale. Nel momento in cui ha ritrovato la posizione che occupa nelle Furie Rosse, vale a dire mezzala di centrodestra, la mezzala destra, per meglio dire, in un centrocampo a tre, con un riferimento centrale che nella Spagna è Busquets e nel Napoli è diventato Demme, Fabian Ruiz è tornato il giocatore tanto ambito dalle grandi di Spagna. Al punto che c'è un braccio di ferro tra i suoi procuratori e De Laurentiis per la clausola rescissoria, che De Laurentiis vuole altissima, 180 milioni, mentre i suoi procuratori non vogliono superare gli 80 milioni. A quella cifra se lo prendono subito, parliamoci chiaro. E l'anno prossimo è uno dei candidati alla partenza, perché se arriva il Real Madrid, arriva il Barcellona con un'offerta irrinunciabile, è chiaro che è possibile che lui possa partire. Ma intanto è tornato Fabian Ruiz. È un Napoli minimalista, che sia chiaro, è un Napoli che non diverte, è un Napoli che annoia. Vedere giocare il Napoli, se prima era la grande bellezza, cioè chiunque amante del calcio avesse voluto godersi una bella partita, dice mi vado a vedere il Napoli, andava sul sicuro.
Adesso, se uno si vuole vedere una partita soporifera, di quelle proprio che non ti appassionano, ti vedi il Napoli. A Cagliari, a Brescia. Ma ci interessa in questo momento? No. Non è bello? Fa niente. Quello che ci interessa in questo momento è che il Napoli ritorni in squadra, ritrovi un'anima, ritrovi il suo perché, ritrovi un'organizzazione di gioco. La scelta di Gattuso di giocare con baricentro più basso, in una fase difensiva il 4-5-1, che poi è normale che chi fa il 4-3 nella fase passiva giochi 4-5-1, chi cerchi di evitare rischi, è una scelta, direi, oculata, saggia. Gattuso non poteva fare diversamente dopo aver visto gli strafalcioni che il Napoli faceva quando cercava di aggredire la metà campo avversaria, non avendo più gli interpreti del passato, perché il centrocampo Allan, Jorginho, Hamsik non c'è più. È un Napoli che viene da due vittorie consecutive in trasferta, che si rilancia per l'Europa League, ha un occhiolino verso la Roma, che è una condizione negativissima. Io l'ho vista ieri la Roma giocare contro il Ghent, una squadra modesta che poteva fare 4-5 gol. È una Roma che in questo momento è in crisi profonda, diciamocelo chiaramente. Per cui quello che è il quinto posto non è neanche più tanto un miraggio, anche se davanti ci sono tante squadre ancora. Però il Milan va a Firenze, il Parma va a Torino, il Verona incontra un Cagliari arrabbiatissimo in casa, l'Udinese proverà a far punti a Bologna. È la stessa Roma che incontra il Lecce, cioè sulla carta il risultato più semplice di tutti. Il Lecce viene da tre vittorie consecutive, ha sbancato Napoli e gioca un buon calcio. Quindi non credo che vinceranno tutte, non ne perderanno tutte, ma tutte non vinceranno. Quindi il Napoli ha accorciato quella che è diventato l'obiettivo, come ha dichiarato Gattuso: preferisco l'Europa League alla vittoria su Barcellona. Più chiaro di così, non c'è da esaltarsi, ma c'è da essere fiduciosi, perché una squadra che alla vigilia del Barcellona ci mette la testa e gioca come ha fatto il Napoli nel secondo tempo, entrando in campo, finalmente sì, mettendoci la giusta cattiveria agonistica per andarla a vincere questa gara, basata anche sugli episodi, ma nel momento in cui affondi 1-2 e mantieni il risultato, sei lontano anni luce dalle macerie di Ancelotti che ci aveva lasciato e che la gente non riesce ancora a valutare quanto grandi siano state per consentire a Gattuso di fare un buon lavoro. Ci è voluto un paio di mesi per allontanarci da quel disastro cosmico che era arrivato a Napoli. All'Europa. Allora iniziamo subito dai commenti, partiamo da Manuel Parlato, dall'altro lato del tavolo. Sicuramente il Napoli che ci aspettavamo e che comunque in ogni caso ha giocato una partita, secondo me, anche da un punto di vista mentale molto importante, cioè perché sapevamo che era difficile affrontare il Brescia, che si giocava poi l'ultima spiaggia per una tra le ultime spiagge per riuscire a tirarsi fuori dai casini, e soprattutto in vista di questa partita contro il Barcellona, quindi era difficile tenere la concentrazione. Mi è piaciuto il Napoli, come diceva Umberto giustamente, ci sono stati anche degli episodi, vuol dire anche il rigore che ci siamo procurati, e soprattutto è stato un Napoli determinato, è stato un Napoli che ha giocato compatto, che alla fine forse si è anche un po' sfilacciato, ma comunque contava portare a casa i tre punti. E quindi io sono sicuramente molto fiducioso e sono molto soddisfatto del lavoro che ha fatto Gattuso fino a questo punto, perché 6 partite su 7 non sono poche. Il Napoli doveva risvegliarsi in qualche modo, e resta l'unico rammarico forse quella partita persa malamente contro il Lecce, perché se il Napoli avesse vinto anche quella partita staremmo qui a parlare forse anche di un piccolo spiraglio che ci poteva permettere di sperare ancora nella Champions, e credo che in ogni caso questo lavoro di Gattuso sta dando i suoi frutti. Diciamo, per sintetizzare, come diceva Umberto, il Napoli è passato dalla grande bellezza alla grande saggezza, e in questo momento è quello che serviva al Napoli per cercare di risollevarsi da questa situazione che ad un certo punto della stagione tutti quanti pensavamo
fosse davvero difficile tirarsi fuori da tutto quello che è successo. Invece piano piano sta venendo fuori il Napoli, stanno venendo fuori anche dei valori importanti di alcuni calciatori e credo che stasera contava vincere e portare a casa i 3 punti. Ecco, prima di arrivare a Rino Cesarano dall'altro lato del tavolo, io mi mostro l'online dei giornali. Andiamo a vedere il Mattino, che dice: Napoli buona, la prova per il Barça, 2-1 in rimonta contro il Brescia. Il Corriere dello Sport: Napoli, Insigne e Fabian ribaltano il Brescia, Gattuso vince ancora fuori casa. La Gazzetta.it: Insigne e Fabian Ruiz, il Napoli ribalta il Brescia e ora vede l'Europa. Rino Cesarano, grande saggezza, diceva Manuel, sì, no, dall'altro lato, riscontri anche tu, no, più testa? No, non è saggezza, è pragmatismo, è assoluto pragmatismo, che va bene in questo periodo perché ti aiuta a ritrovare autostima, ti fa galleggiare e anche bene e ti fa anche eventualmente vedere un po' di riva. Una cosa io ho notato, io non parlerei di episodio di rigore, perché il Napoli nel secondo tempo è sceso con un atteggiamento diverso, quindi evidentemente c'è stato l'ennesima strigliata, l'ennesimo confronto di Gattuso nello spogliatoio. Però io stasera ho visto per esempio un giocatore, Elmas, che può essere molto utile per il futuro, ho visto una squadra che ha più o meno interpretato, si è messo davanti agli occhi un copione, che è quello di difendere e di contrattaccare. Non l'ha fatto benissimo, però a presente sta cercando di trovare una fisionomia, un'identità. E io integro quello che ha detto Umberto Chiariello dicendo che i giorni sono 9 in cui ha ottenuto queste 3 vittorie in Coppa Italia con l'Inter, quella di Cagliari e quella di stasera. Quindi evidentemente c'è stato finalmente all'interno dello spogliatoio la presa di coscienza giusta. Adesso io auspico un altro filotto positivo, che non deve essere necessariamente di 3 vittorie, ma può essere un risultato positivo con il Barcellona e altre 2 vittorie in campionato, in campionato con il Torino e poi con l'Inter in Coppa Italia. Allora, se prosegue questa striscia, io direi che il Napoli può tirarsi fuori da quel brutto momento, fermo restando che deve recuperare il vero Allan. Intanto ci sono i primi estratti delle parole di Gattuso nella post partita. Nel primo tempo abbiamo palleggiato in modo sterile, questo atteggiamento non mi è piaciuto. Nel secondo tempo c'è stata una grande reazione, dobbiamo raggiungere i 40 punti. Gennaro Scarlato, ecco il pragmatismo di Gattuso soprattutto, che in questo momento continua a pensare ai 40 punti per la salvezza piuttosto che insomma alla zona alta della classifica, dove comunque potrebbe aspirare un qualcosa, no? Perché pian piano sta diventando il suo Napoli. Ma io credo che mente sapendo di mentire, no? Perché è assurdo pensare i 40 punti quando tu ce ne hai in questo momento 36 e sei molto più proiettato verso l'Europa League che a guardare alla retrocessione, no? Alla salvezza. Sì, è vero, è stato un Napoli molto pratico. A parte la partita non è che mi è piaciuta più di tanto, ma da ambo delle squadre. È anche vero che in alcune partite tu devi badare al sodo, questa era una partita da vincere, pur giocando in questo modo. È vero che c'è stata una reazione nel secondo tempo un pochettino più forte del Napoli, però credo che forse il rigore ha un po' agevolato questa situazione, perché il primo tempo il Brescia è rimasto lì chiuso ad aspettare, è riuscito a passare in vantaggio e ha continuato ancora più a rimanere dietro. Quindi era difficile anche del Napoli palleggiare nella metà campo avversaria e trovare qualche episodio favorevole. E il rigore agevolato, però poi il Napoli ha saputo fare la partita, ha saputo passare in vantaggio con Fabian, che ha fatto un po' la fotocopia del gol fatto a Milano. Quindi un giocatore che si sta ritrovando piano piano, è stato messo nelle condizioni di esprimere il meglio. E questo è un bene per il Napoli, un bene per lui, un bene per la società. Ha recuperato anche 6 punti alla Roma, c'è una partita in meno, però io credo che, visto nelle ultime partite, il Napoli può ambire a raggiungere almeno l'Europa League.
Intanto continuo ad aggiornarvi, Gattuso ancora dice la società ha preso giocatori importanti, dobbiamo ragionare gara dopo gara per raggiungere i nostri obiettivi, però vi devo segnalare anche questo, perché Beppe Bruscolotti ne parlavamo nel prepartita, no? Ovviamente di quanto sta accadendo relativamente al coronavirus, ecco, e alla Rigamonti, questo è il coro che è venuto fuori, insomma, personaggi di dubbia intelligenza che mostrano ancora una volta insensibilità verso un problema di caratura planetaria, insomma, questo è il becero coro che si è udito. Nel prepartita Bruscolotti avevamo il timore, no, che questo Napoli potesse avere la testa altrove. Come ti è sembrato? È questo il giusto atteggiamento per affrontare il Barcellona in Champions e poi proseguire il percorso in questa stagione? Beh, la prima parte francamente è stata molto noiosa, sì, perché comunque ritmi lenti e quindi si è fatta tanta fatica. Poi alla prima occasione abbiamo avuto la disavventura di andare sotto e quindi ci siamo complicati ancora di più le cose, perché Brescia ha continuato lì, è una partita di attesa, ha chiuso tutti gli spazi e quindi anche noi su quel tran tran molto lento, quindi abbiamo chiuso questo primo tempo. Però il merito è anche un po' di fortuna, perché la fortuna bisogna anche cercarsela, perché il secondo tempo il piglio è stato diverso, quindi il rigore poi diciamo che per certi versi ci ha spianato la strada, perché il Brescia è stato costretto anche ad aprirsi un po' di più e quindi il Napoli ha potuto giostrare come sa fare, insomma, in questa occasione. E quindi ancora una volta ha tirato fuori la lucidità, la grinta e anche l'occasione per pungere. Insomma, questa è una squadra che sta crescendo man mano, quindi vincere aiuta a vincere e quindi sicuramente vediamo questa squadra che è in crescendo, come tanti giocatori che già hanno detto i miei amici, che stanno crescendo, che stanno dando un apporto completamente diverso da quello che abbiamo visto fino a qualche domenica fa. E questo è un ottimo segno, quindi, per il prosieguo, perché il lavoro anche dell'allenatore, quest'opera di convincimento verso tutti, di far capire che è una squadra che ha delle potenzialità, che quindi deve scaricarsi di determinate situazioni che si è portata dietro da tanto tempo. E man mano ci sta riuscendo. Poi chiaramente la classifica, quando ti avvicina a certi traguardi, è normale che ti aiuta e ti dà uno spirito diverso. Comincia a scaricare quell'abbattimento che ti porti dietro. E quindi è chiaro che sarà tutto in crescendo. Si presenta un'altra occasione come quella della partita di Champions. Quindi sicuramente è una gara che insomma, ti può dare tanto e niente. Però comunque è un appuntamento importantissimo, dove sicuramente ci sarà tanta applicazione, perché Barcellona non è che lo trovi ogni anno e quindi è un'occasione anche eccezionale per certi versi, e quindi diciamo che si prospetta un futuro completamente diverso, come pure tanti giocatori che si stanno accodando a quello che credo dell'allenatore, e questa è l'arma migliore, questi sono i fondamentali per andare avanti. Vi commentate i cambi effettuati da Gattuso, seppur dal 67esimo in poi, Milik, Zielinski ed Allan per Mertens, Elmas ed Emme. Scarlato. Ma credo sia arrivato nel momento opportuno, perché Elmas stava un po' calando e quindi aveva bisogno di una mano. Milik, appena entrato, ha tenuto palla, ha fatto cose diverse da Mertens, anche per caratteristiche, no? Quindi credo siano stati giusti e anche fatti entrare nel momento opportuno. Hanno dato una mano a questa vittoria. Perché poi Bruscolotti, no, Rino, ricordiamo, sì, aveva ipotizzato, suo giudizio, ha detto Allan lo sta tenendo a freno. No, per caricarlo verso la sfida col Barcellona. Secondo me non gioca. Secondo te non gioca? No, dipende da come lo vedi Gattuso, come sta mentalmente, atleticamente, però... Titti, noi facciamo un errore se la partita di stasera la riteniamo indicativa per la partita con il Barcellona. No, indicativa, cioè, no, però facciamo, sicuramente ti porta verso io ho visto la gara. Umberto, io ho visto degli sfilacciamenti a centrocampo, ho visto lo smarrimento delle distanze,
ho visto concedere al Brescia delle cose che non doveva concedere, e un conto se le concedi al Brescia, un conto se le concedi al Barcellona. Beh, certo. Cioè, nella ripresa ho visto una squadra sicura di sé che sul 2-1 non può concedere nel finale di partita tre o quattro situazioni anche non proprio limpidissime, però pericolose, calcio d'angolo, giocatori che arrivavano là. Non ci dimentichiamo, siamo che stati con il Patema fino all'ultimo, è vero o no? È vero o no? Riprese, comunque una squadra, come si diceva, malata, sì, però e che sta tentando in tutti i modi di risalire e di guarire. E questa è la cosa fondamentale, questa è la forza che ti dà anche un prosieguo più morbido, cioè meno, sì, ma un avversario, meno preoccupazione. Un avversario modesto come il Brescia non può avvicinarsi alla tua porta tre o quattro volte sul 2-1 rischiando. A me non mi interessa l'andata. Cioè, questa perché, è una squadra, me la ricordo. Non ci facciamo illusioni. Siamo tremati in una maniera indicibile. Non ci facciamo illusioni, perché la nostra squadra, prima, anche quando abbiamo visto la partita, abbiamo analizzato con Gennaro la fase difensiva. Cioè, se vogliamo dirla tutta, è chiaro, troviamo tante cose da dire, perché è inconcepibile che si può guardare l'avversario invece di andare incontro alla palla. Ecco, lo chiedo a voi, perché sbagliano tanto schierata, sulle palle alte in quel modo? La difesa ti porta a questo. Se trovo un difensore come quello che ha fatto gol, che parte da lontano, è difficile che quando va a impattare con la palla lo puoi fermare. Allora lì l'accorgimento lo devi trovare prima. O metti uno davanti che non gli dà la corsa giusta per farlo elevare, oppure deve andare direttamente in marcatura, perché insomma, sono fasi che bisogna curare. Però se parli anche di attenzionalità, no, Rino, perché non è in chiave anche Barcellona? Sono due partite completamente diverse, cioè nel senso che la concentrazione che avrai in quella partita... Se questo atteggiamento, sì, prendi tre palloni col Barcellona. Lo so, però io credo che l'attenzione, sì, sono d'accordo con te, però le motivazioni e l'attenzione che ci metteranno, credo, dentro a una partita contro il Barcellona sarà sicuramente diversa. Che poi possiamo discutere sulle marcature, sul gol soprattutto che abbiamo preso, che discutevamo con Gennaro, di una difesa che marca a zona, è chiaro che se fai così col Barcellona diventa complicato. E allora su questo possiamo ragionare, però io credo che l'attenzione e la concentrazione che ci sarà nella partita col Barcellona e anzi non è paragonabile a quella di stasera, dove è chiaro che ci possono essere degli sfilacciamenti proprio in virtù del fatto che con la testa già stai alla partita contro il Barcellona. Ci può stare anche questo, e per questo stasera era una partita difficile da affrontare, perché sapevamo già che da un punto di vista mentale il Napoli avrebbe avuto comunque inevitabilmente dei cali. Allora diciamo, è propedeutica mentalmente, dal punto di vista moralmente, che ti aiuta ad arrivare al Barcellona con il morale giusto, sì. Però con il Barcellona c'è bisogno di un'attenzione, certo, di gran lunga maggiore, soprattutto tattica. Io ho visto spesse volte Fabio Ruiz invadere la zona centrale di campo di pertinenza di Demme, vedo delle cose, vedo per esempio, non so, lo stesso Politano, è vero, non è Caglione, ma lo stesso Politano non ha fatto, tranne in alcune occasioni, quello che avrebbe dovuto fare. Allora che fai? Trovi un avversario anche inferiore dopo il Brescia, trovi il Torino e che fai? Fai anche testa a muro col Torino. Quindi c'è bisogno di trovare un po' di illuminazione anche sulla tre. Ho una grafica da chiamarvi, è la seguente: è già Napoli-Barcellona, perché è inevitabile che dopo questa sfida vinta contro il Brescia la testa adesso finalmente possa essere proiettata verso la gara di Champions League. Non so se è pronta la grafica, se no poi la vediamo più tardi quando ci sarà modo. E allora andiamo a leggere insieme le parole di Gattuso, perché continua ovviamente, rilascia dichiarazioni nel dopopartita. Cosa ho detto alla squadra dell'intervallo? Fai la prossima domanda che è meglio. Qui la squadra ha vinto al 94esimo, mi dà fastidio quando si dice si vengono a fare passeggiate. Abbiamo visto tanti video, sapevamo cosa avremmo trovato, abbiamo fatto un palleggio sterile, ho visto due o tre calciatori che alzavano le mani, volevano spiegazioni. Su queste cose mi arrabbio, perché in A non ci sono partite facili, metto l'elmetto e mi arrabbio, si è rischiato tanto in questa stagione. Ora, partita finita, firmeresti ancora per l'Europa League più che per il passaggio del turno col Barcellona? Siccome mancano oggi 13 partite alla fine, per andare in Europa bisogna fare 27-28 punti ancora, in questo momento arrivare in Europa League è un qualcosa
qualcosa di importante. Il Barcellona è una grande squadra, ma noi ci giochiamo le nostre carte. Cosa è mancato nel primo tempo? Ci sono mancati gli ultimi 20 metri, quando veniva Mertens a toccare c'erano pochi inserimenti di Elmas e Fabian, Insigne e Politano erano già in mezzo e ne eravamo piatti. Nella ripresa invece ci siamo mossi senza palla, avevamo più uomini in area. Alla febbre Gattuso dice: ho preso tachipirine, non mi sento bene, tra pochi giorni c'è il Barcellona, non mi ci far pensare, lasciami tranquillo. Il problema è che quando parlo con i miei colleghi che hanno qualche anno più di me e gli chiedo se dormono, dicono che col tempo passerà, invece non passa, ma devo dire che è una bella sensazione, insomma, questa cosa del sonno perso è... Ricordiamo che Gattuso è alla quarta vittoria consecutiva in trasferta, compreso la Coppa Continua Italia. A vincere, sì. Ma il problema di Gattuso e del Napoli quest'anno è il San Paolo. C'è uno strano paradosso. Come mi ha detto un giornalista di Barcellona, questo Barcellona in trasferta è piuttosto debole e non sta convincendo affatto fuori dalle mura amiche. E temono che a Napoli possa perdere. A Barcellona temono che a Napoli possa perdere, ma sono sicuri di qualificarsi perché sono convinti che al Nou Camp non ce n'è per nessuno e che anzi Napoli possa prendere una severa lezione. Al contrario, questo Napoli fuori casa riesce ad esprimersi. Secondo loro. Perché il Barcellona in casa è un'ira di Dio. Però poi, d'altro canto, c'è un Napoli che fa meglio in trasferta che in casa. E quindi il timore che il Barcellona possa passare a San Paolo è alto, perché a Napoli ci hanno vinto quest'anno addirittura 6 squadre, di cui alcune di bassa classifica. Quindi è un paradosso che il Barcellona teme il Napoli a San Paolo, ma il Napoli a San Paolo quest'anno non è il Napoli. E c'è un aspetto che io non trascurerei. Quando è che il Napoli ha fatto bene a San Paolo? Quando ha avuto il tifo delle curve. Sì. Martedì non avrà il tifo delle curve. Una curva mi sembra che non... La curva B. La curva B. Perché hanno deciso di protestare, in particolare per il prezzo a 70 euro, ma anche per tutta un'altra serie di considerazioni che Cosentino, il capo degli Ultra, ha esposto con un comunicato e anche con delle interviste. Una gliel'ho fatta anche io. Devo dire che tra la diatriba De Laurentiis Ultras in passato sono stato sempre a favore di De Laurentiis, perché ho trovato in Urbani molto maleducati certi manifesti che sono apparsi contro De Laurentiis, li trovo anche ingiustificati per molti aspetti, ma il modo di reagire del presidente e il modo di concepire il calcio come un salotto e non come il calcio pretende, cioè uno stadio vero, mi trova oggi specialmente dopo questa politica dei prezzi, di dover solidarizzare con gli ultra, e mi dispiace che non entrino e capisco le loro ragioni. Quindi, per quanto possa essere assolutamente influente, capisco il motivo per cui non entrano e mi dispiace molto, perché il Napoli ha bisogno del loro appoggio. Chi pensa che lo stadio sia un salotto si dia al curling, perché non capisce niente di pallone. Beh, anche il presidente Umberto ha detto delle cose verso gli ultra in qualche occasione, questo pure bisogna sottolinearlo. Però l'hanno offeso mortalmente in passato, dai. Vabbè, ma però le sue parole sono state molto pesanti. Sì, lui non se ne è risparmiata mai nessuno. Sul piano comunicazionale... Ragazzi, devo andare un po' contro di voi, perché... Secondo me siamo due, però tutti e due rischio di farmi del male, però io non mi no una bella corazza. No, secondo me è esagerato creare questo polverone alla vigilia di un evento calcistico che coinvolge tutta la città e coinvolge quei 40.000 poi che vanno allo stadio, quando fai quei prezzi 50.000, sì, la puoi fare prima e questo ma se non lo fai adesso l'incasso no, sto parlando di esasperazione con prezzo a 50 euro e con i ridotti no, ma hanno ragione, io sto dando ragione ai tifosi, cercate di capirmi, sto dicendo che è esagerato da parte loro far sapere che loro non vanno, che non fanno il tifo. Hanno ragione, effettivamente nei settori popolari è esagerato il presidente a mettere quei prezzi così alti,
però secondo me non è il caso di che questa città si faccia del male da sola e che all'interno crei questi polveroni che poi si riflettono anche sul morale della squadra. Allora qui dobbiamo metterci d'accordo, prevale la squadra, il simbolo, il colore, oppure prevale la diatriba tifoseria delle curve, presidente? Io sono al di sopra di tutte e due le parti e per me ritengo Napoli-Barcellona un grande evento, che poi abbiano ragione, si fa la battaglia, la si fa prima, la si può fare dopo la partita, ma sotto la partita, nel momento in cui a Barcellona temono di capitolare a Napoli, l'ho verificato anch'io, l'ho sentito anch'io dai colleghi spagnoli, noi che facciamo? Andiamo a creare con i manifesti che la curva diserta lo stadio per protesta, per ripetere. Mi sembra esagerata com'è, solo questo volevo dire. Hanno ragione, ma è esagerato e nel momento sbagliato. C'è da dire una cosa, che comunque il San Paolo sta andando verso il tutto esaurito, sarà probabilmente una gara da sold out. Sì, però il tifo che dà la curva... È chiaro, il calore che dà una parte della curva, una ci sarà, di però Pino, sarà uno stadio sicuramente pieno che avrà la vicinanza dei tifosi. No, ma diciamo detto che la politica dei prezzi in linea generale che fa la società non è una politica sbagliata, è una politica che fidelizza, che tende a fidelizzare. Però io vedo che c'è proprio, come dire, una sorta di discrezione per quanto riguarda la tifoseria, quella delle curve. Cioè, mi sembra è un modo in questo di allontanare sempre di più il popolo dallo stadio. A Napoli, De Laurentiis deve capire che Napoli è una città diversa dalle altre. Napoli non può avere lo stadio San Paolo trasformato in un teatro. Lo stadio San Paolo, la partita, non è il cinema. I tifosi, da che mondo è mondo, i tifosi napoletani, vanno allo stadio da sempre, cioè vivono in simbiosi con la squadra, vivono le situazioni anche negative della città, ma in simbiosi sempre con la squadra. Cioè, quindi in ogni caso bisogna cercare di ricompattare, ma questa cosa qui, questa politica deve partire secondo me dalla dirigenza, Rino. Cioè è la dirigenza che deve fare un passo per dire, signori, forse ci siamo sbagliati, lo stadio San Paolo non può essere di 20.000 posti, non può essere di 30.000 posti, perché prima Titti, lo stadio San Paolo avrà il sold out, sì, ho capito, ma in questa partita qua è facile. Ma questi tifosi seguono il Napoli dalla Serie C e l'hanno seguito nei campi più disparati d'Italia e quindi molto probabilmente si sentono, come dire, in credito e esigono anche un minimo di rispetto. Quando metti un prezzo di un biglietto a 70 euro è un fatto discriminatorio, come se io non voglio far, so che tu non puoi partecipare a questa festa perché non c'hai l'abito importante e quindi automaticamente ti escludo. Perdonami, scusami, secondo me non stiamo centrando il problema. Allora, torniamo a bomba. De Laurentiis ha sempre dichiarato che il suo sogno è fare, poi sogno, poi sono sempre parole perché nei fatti non si è visto niente. Anche la cantera era un sogno, ma è rimasta tale. Ha sempre parlato di uno stadio da 30.000 posti con sedili di pelle umana, con tutti i posti a sedere, che dovrebbe essere uno stadio gioco forza per le famiglie. Uno stadio del genere non contempla la COP, non contempla la curva B, la curva A, contempla che la gente compra online, come si fa a teatro, il biglietto e si va a sedere con i propri familiari. Premesso che poi sugli abbonati c'è sempre il problema di capire se tu vuoi andare con un amico, vuoi portarti i figli e comprare il biglietto, poi che fai, li metti a 300 posti di distanza, non lo so come ovviare a una cosa del genere, ma detto questo, se tu hai quest'idea devi essere coerente. Vuoi buttare gli ultras fuori dallo stadio? Non condivido, ma posso capire il suo pensiero. Se lo voglio fare, devo essere coerente. Devo fare una politica per la famiglia. Invece, tutto fa De Laurentiis, tranne che la politica per la famiglia. Con i ridotti. Perché se tu hai un ragazzo o due ragazzi da portare allo stadio e vuoi portare tua moglie, perché è giusto che le donne oggi sono parte importantissima dello sport e del calcio,
volete andare tutti e quattro allo stadio, la famiglia tipo è con due figli, ma anche con uno solo, devi spendere in curva 210 o 280 euro. Ma ti pare possibile che tu devi spendere 280 euro in un nucleo familiare? Allora, la prima cosa più grave non è il prezzo, è la mancanza della politica dei ridotti, sempre e comunque. La mancanza di posti per i disabili sufficienti, le barriere architettoniche. Ho avuto una denuncia proprio in questi giorni, che sono pochissimi i posti per i disabili. Non parliamo poi del problema del ticketing, di tutto quello che è il servizio, del comportamento al servizio della clientela, cioè del tifoso. Ci sono una marea di problemi, fare un biglietto è diventato difficilissimo. Allora, se tu fai una politica di questo genere, non vai incontro alla famiglia. Tu metti 70 euro un biglietto e poi nell'altra partita metti 5 euro. Hai ottenuto il pienone nelle due partite? No, perché tu puoi metterlo anche a 5 euro, lo stadio rimane mezzo vuoto. Allora c'è un problema di fondo, di disaffezione. Questa squadra non va più nei club. Ma dobbiamo preservarci dalla camorra, sappiamo bene che Maradona era andato da Giuliano e compagnia bella. Ho capito, sta attesa per scegliere con chi fartela. Ma questo non significa che tu ti devi isolare. Questa squadra non c'ha una sede in città. Questa squadra non vive con la città. I tifosi non possono abbracciare la squadra. L'unico allenamento aperto al pubblico l'hanno fatto per far mettere la squadra a pubblico ludibrio il giorno dopo l'ammutinamento, che è stata una cattiveria inaudita. Una cattiveria proprio. Inaudita. Cioè io voglio capire, ma De Laurentiis è venuto qui per fare la guerra con Napoli? O per avere l'appoggio della città? Io lo capisco, perché lui fa questo ragionamento, umanamente lo capisco. Dice, ma come? Voi stavate nella cacca, lui ha detto un termine un po' più colorito, voi stavate nella cacca, ed era vero, 15 anni di sprofondo totale, libri in tribunale, le uniche cordate erano inesistenti, pensate che eravamo finiti in mano a Gaucci, che poi è dovuto scappare a San Domingo e a vivere della pensione di tranviere che era stato da giovane perché aveva perso tutto. Perché questa è la fine che ha fatto il povero Gaucci. È morto in povertà. Gli hanno mangiato tutto. Io arrivo, vi riporto velocemente nel grande calcio. Vi do il grande calcio. Vi do grandi calciatori come non li avete mai visti se non nei 5 anni di Maradona. E mi chiamate Pappone, vinci solo tu, ci hanno scucciato lo secondo posto, amma vincere. Ha ragione, ha perfettamente ragione a rizzelarsi e a ritenersi piuttosto che amato, respinto completamente. Però poi, guardiamo l'altra faccia della medaglia, fai autocritica, caro De Laurentiis, cosa hai fatto tu per farti amare? Hai dato sempre colpo su colpo, uno schiaffo, due schiaffi. Ti hanno fatto uno striscione, li hai puniti. Cioè hai sempre reagito in maniera violenta. Un tifoso ti ha criticato, l'hai assalito sulla macchina. Un giornalista ti ha chiesto una cosa e ha detto ora ti picchio. A me, ne parliamo proprio, da Bari all'improvviso ti svegli e dici lo denuncio. Cacciatelo da Canale 21. Ma chi sei tu? A chi cacci? Ma caccia quelli di casa tua. Ma tu veramente fai? Comunicativamente sei sotto zero, ti sei inviso una città intera, ma non è tutta colpa degli altri se c'è tutta questa frattura, avrai le tue responsabilità. Arriva Napoli-Barcellona, invece di pacificare, boom, 70 euro, come il bambino, come dire, stizzoso, che piglia gli schiaffi e non vede l'occasione buona per restituirli. Un presidente non può fare questo. Tutto il casino è nato da quando ha chiamato Marchettari, due dei leader del Napoli. Questo sì. Da lì nasce tutto. Poi tu sei il meno colpevole in quella storia. Ti sei affidato a Ancelotti che ha fatto disastri. Gli hai fatto quello che voleva lui, tranne Ames, avevi ragione tu. Io ti do sempre ragione, caro De Laurentiis. Tranne in una cosa. La gente non è scema. Tu questa città non la ami. E la gente lo sa. Perché questi comportamenti generano soltanto frattura. Se non fosse per la comunicazione, ma chi ti può dire niente per quello che hai fatto? Hai ragione nella sostanza. Perché non ti fermi un attimo?
No, io mi fermo, perché questo è il punto nodale. Perché non ti fermi un attimo? Tu hai tutte le ragioni del mondo, però queste cose qua... Tu l'hai rimproverato tu stesso. Però queste cose qua le abbiamo dette prima, sappiamo perfettamente dov'è il male. Noi lo sappiamo dov'è e non riusciamo a far sì che si riduca, no? Però stasera gli amici da casa accendono, vorrebbero sentire... C'è Napoli-Barcellona... E la gente non va allo stadio, gli ultra non vanno allo stadio. Dopo, hanno ragione gli ultra, ma stasera, dopo una vittoria a Brescia e alla vigilia di un evento così bello, così affascinante dal punto di vista calcistico, noi non possiamo tornare stasera, io dico, ci torniamo un'altra volta, ci siamo già andati sopra per 5.000, quanti saranno? 8.000 ultra, 7.000, io non lo so neanche. Ma non è solo il problema. Ma io li conosco ultra. Pure. In so settimana, come pensai, c'è stata la vittoria del Napoli in tribunale sul caso della ricusazione dell'arbitro nominato dal Napoli nella causa contro 24 calciatori. No, nessuna vittoria. Perché è stato ribadito che quello era il giudice. Quelli hanno chiesto la ricusazione e non l'hanno ottenuto. È stata una decisione. Ma ti pare che nella settimana che porta a Napoli-Barcellona escono fuori gli atti del Napoli? Quelli sono uscite dalla parte ricorrente, credo, dagli avvocati dei giocatori. Capito. Cioè, voglio dire, certo. Invece noi, per esempio, noi stiamo valutando la vittoria di Brescia come una base importante per Gattuso per... è solo. Beh, in realtà lì c'è stato, scusate, sì. Relativamente alle multe è stato rifiutato il ricorso per la ricusazione dell'arbitro del Napoli, quindi è naturale che vengano fuori dagli atti particolari però, di quanto accaduto. Una dirigenza oculata non si mette in guerra con i propri calciatori. Questo li è fuori dubbio, l'abbiamo sempre detto. Gli dai il 5%. Gli fai un sedere a strisce in allenamento, in società, li chiudi in una stanza, gliene dici tutti i colori, quello che vuoi tu. Ma ti pare possibile che esce in questa settimana fuori che Insigne ha cacciato De Laurentiis e Edoardo dallo spogliatoio? Però mi sembra che Insigne stia giocando. Insigne stasera da uomo è andato sul dischetto. Insigne sbaglia il rigore. Viene crocifisso, è chiaro. Viene? Ma di più! Assolutamente. Tu sei chi le ha cacciato Edoardo! Tu sei chi le ha rovinato Napoli! Questo dice la gente! Stiamo esaminando insomma le varie sfumature di questa stagione del Napoli. Sulla testa dello spogliatoio, perché poi vado dai ragazzi. Dopo apriamo le telefonate in diretta, quindi mi raccomando, attenzione perché potrete intervenire da casa. A Scarlato e Bruscolotti chiedo, no, da uomini di campo... Nella testa dei ragazzi, nello spogliatoio, sapere che c'è ancora in pendente una situazione come quella dell'arbitrato, che poi, attenzione, giuridicamente non è quella la cosa più grave. Esatto, potrebbe portare, in caso di rodo favorevole per il Napoli, a richiesta risarcimento danno, perché lì non c'è un limite, quindi per il Napoli esempio, può chiedere. Dimmi. Scusami, voglio che rispondano loro due. Mertens. Voglio sentire loro due. Scarlato e Bruscolotti. Sulla testa del giocatore, tutto questo quanto pesa? Ah, può incidere, perché inconsciamente va in campo non pensandoci, ma poi il pensiero può ricadere. Umberto ha fatto l'esempio del rigore, se effettivamente se Insigne... Noi ci chiedevamo come mai fosse andato Insigne, no? E lui sì, io infatti ho detto, mi sembrava anche distratto, cioè guardava l'arbitro, di solito quando ti distrai non c'è rischi di sbagliare, per fortuna... Ha tirato un grande rigore con grande personalità, ha avuto effettivamente gli attributi in quel momento di... Normale che se lo sbagli vieni più che crocifisso, come ha detto lui. E... Sì, può pesare. Ma Mertens sta trattando il rinnovo, lo dicono tutti che si è riaperta questa cosa. Su che base lo tratta se c'è una causa pendente su di lui? Che fanno? Scrivono una scrittura privata in cui il Napoli rinuncia alla causa? Ma magari singolarmente la rinuncia a lui, dice, non lo secondo so. Me si tratterà singolarmente. Non lo so. Può anche trattare singolarmente l'ingaggio su quella. Allora vuol dire che tutti vanno a chiedere il rinnovo per avere la carta in cui si sta. Non lo so, se ipotesi sarà una Bruscolotti? Ma in tutte le situazioni credo che si trova, la soluzione si può sempre trovare. Però quello che pesa di più è che questa cosa rimane ancora lì. Sì, certo, a rimorginare sempre queste cose, e chiaramente all'interno non è che fa bene,
per fortuna, dico per fortuna e per meriti, la squadra sta risalendo e quindi diciamo che quel chiodo fisso per certi versi rimane, però rimane molto più lieve. Uh-huh. Perché, ti dico, si spera sempre che ottenuti determinati risultati la società possa fare qualche passo indietro e quindi rappacificarsi nel migliore dei modi. Questa è la, posso dire questo, è questo molto bravo Gattuso che dice successo il 5 novembre, molto. Si vince, si bravissimo. Perde, poi vediamo, adesso pensiamo al campo, ma sì, ma quello giocare, sì. Eh? Molto bravo. Ma Gattuso come può andare dalla squadra a dire faccio io da garante se manco lui sa se rimane? Ma lo capite che è tutto precario in questo ambiente? Ma proprio per questo dobbiamo capire che Gattuso sta facendo veramente un gran lavoro. Cioè, in un clima dicendo, di precarietà. Dicendo, appunto, anche dicendo. Se non è un grande allenatore, lo deve dimostrare che diventerà, speriamo, un grande allenatore. Però come uomo è sicuramente la scelta migliore, perché è l'unico che si prende tutto diretto in faccia. Sta facendo un errore sulla Spina, clamoroso. Se ne assume le responsabilità. Ma se ne assume le responsabilità contro la società, perché gli fa perdere di giù. L'ha detto, Gollini, ha detto, il mio si prende la maglia nazionale, l'ha persa. Lui l'ha detto, ha detto, il mio problema è che non sono aziendalista. Però Benetto non vuole rinnovare. Ci sbatte il muso contro. Ne ha ancora torniamo altri, a parlare di tutto questo tra poco. Sempre tra pochissimo apriremo le linee telefoniche, poi ci sono le pagelle, rivedremo le immagini di Brescia-Napoli. Prima però andiamo a conoscere i nostri ragazzi in studio con un bel applauso. SD Boys Ravera, la parola al presidente Massimo Gambardella, buonasera, guardi lì in telecamera, e intanto raccontiamo la storia della vostra realtà. Diciamo, buonasera a tutti, diciamo che questa è una storia un po' strana perché la scuola calcio che è nata il 2016, diciamo che è nata anche un po' per gioco, iniziato che eravamo una ventina di noi tra cui due miei figli, qualche cuginetto, qualche amichetto e poi dopo tre o quattro mesi ho visto una realtà che diciamo che ha sollevato questa società con un numero pazzesco. Dove vi trovate? Ci troviamo ai Ponti Rossi, quartiere San Carlo all'Arena, quindi diciamo siamo un po' la scuola calcio del quartiere. E adesso sì, quanti sì. ragazzi avete? Ci abbiamo quasi 100 iscritti in 4 anni, non me l'aspettavo, quindi sono orgoglioso dei ragazzi che ho, tutti i ragazzi bravi. E volevo dire solo che noi siamo l'unica società al sud che usiamo il Senseball, magari dopo il mio socio cittadino, il Senseball. Senseball, parli sì. col microfono. Sì, il Senseball, quindi passo la parola a Stefano così Stefano spiega cittadini. Che cos'è. Direttore Stefano generale. Cittadini, direttore generale. Assolutamente, buonasera a tutti. Diciamo che nella Boys Arena mettiamo al primo posto l'educazione e quello che è il divertimento dei ragazzi, tralasciando quello che è il risultato sportivo, visto che comunque pratichiamo attività di base, quindi non attività agonistica, ci riempiono le nostre giornate di gioia e quindi ci danno motivo di andare avanti. Appunto ci tenevo a dire la metodologia Coggi Training che poi è quella utilizzata anche da Dries Mertens e non è altro che un semplice pallone con una corda che però ci permette di fare esercizi anche in poco spazio veramente utili per la coordinazione e per tanti altri validi motivi. Passo. Li andiamo a conoscere? Assolutamente. Uno a uno. E allora ragazzi, nome e cognome, età e ruolo, passate il microfono tra voi. Gabriele Talotti, centrocampista. L'età. Ah, 2009. Va bene. Naso Giuseppe, 12 anni, attaccante. De Gregorio Ciro, centrocampista. Microfono, grazie. Cristian Di Giovanni, difensore, 9 anni. Francesco Pisani, 11 anni, centrocampista. Francesco Gaggiulo, 9 anni, centrocampista. Forza Napoli. Bravo. Alessandro Polise, 11 anni, difensore. Thomas Galiero, 9 anni, difensore. Marco Lombardi, 8 anni, attaccante sinistro. Emanuele Rossi, 11 anni, attaccante. Lorenzo Gambardella, 10 anni, difensore centrale.
Alessandro Piccolo, 10 anni, difensore centrale. Alessandro Chirico, 10 anni, centrocampista destro. Francesco Del Sole, 8 anni, difensore. Salvatore Amoroso, 9 anni, portiere. Francesco Postiglione, 10 anni, difensore centrale. Filippo Brunellesi, 11 anni, difensore sinistro. Pasquale Lagrande, 11 anni, attaccante centrale. Giovanni Rusciano, 12 anni, difensore centrale. Mario Bova, categoria 2008, terzino destro. Francesco Maggione, 10 anni, difensore. E lei? Lei chi è? Daniele Polise, accompagnatore e fotografo. Accompagnatore importante. Presidente, microfono giù. Però, obiettivi di questa stagione? Obiettivo di questa stagione è sicuramente divertirci, penso posso parlare anche a nome del presidente. Noi veramente non chiediamo niente a questi ragazzi se non di inseguire il loro sogno e di divertirsi dietro a questo pallone che, come tutti quanti, anche penso qui in sala, è stato il sogno un po' di tutti e cerchiamo di fare lo stesso con loro. Obiettivo, insomma, condiviso. Divertimento. Ma siete tifosi del Napoli? Sì! Ah, un bel Forza Napoli, 1, 2, 3. Forza Napoli! Grazie. Grazie alla Boys Arena per essere stata qui con noi fino a quest'ora. Siete stati davvero bravissimi. Linee telefoniche aperte per intervenire in diretta. 081 630 999 per parlare con Manuel Parlato, Gennaro Scarlato, Beppe Bruscolotti, Lino Cesarano, Umberto Chiariello, proiettati ovviamente alla sfida con il Barcellona, perché è la prima volta di Messi al San Paolo. Leggiamo che cosa ha detto Lionel Messi in un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, perché ovviamente prima di lui c'è stato Diego Armando Maradona, molto tempo aveva voglia di giocare al San Paolo e finalmente ho questa opportunità, sarà una bellissima esperienza. Lavezzi mi ha raccontato tante cose, poi ho parlato anche del tifo napoletano, quel tifo di cui parlavamo fino a poco fa, questo relativamente al caos Barcellona. La mia idea è quella di continuare in questo club, voglio vincere un'altra Champions e continuare a vincere campionati. Ha parlato anche dei tifosi del Napoli, insomma. Bruscolotti, leggere che Messi, insomma, sappia del tifo del Carone del San Paolo. Beh, sapendo che c'era stato pure Maradona, credo che era pure più facile, no? Quindi esprimersi su Napoli. E comunque è chiaro che fa piacere, detto da un campione come lui, insomma, inorgoglisce. Ma non scopriamo niente, perché Napoli ha sempre saputo apprezzare i grandi giocatori e quindi sicuramente anche qui lo apprezzeranno e quindi sicuramente gli faranno qualche applauso, vero Rino? No. Sì, sì, però voglio dire, io il raffronto con Maradona non ce lo vedo, non l'ho mai visto. No, ma nemmeno io l'ho visto. Sì, è un grandissimo giocatore, è un grande evento che Napoli deve apprestarsi a vivere con grande emozione, ma sì, anche con grande dignità e con grande consapevolezza che può succedere il colpo, ci deve credere. Io sono sicuro che Lavezzi abbia detto a Messi che il tifo napoletano, il pubblico, anche se dispiace per quella parte della curva B che non andrà, ma il resto dello stadio darà ugualmente una mano alla squadra. E io spero che questa diatriba calcio Napoli e pubblico si dipani un giorno finalmente, perché non se ne può più, troppo tempo, Rino, c'è troppo una frizione, che intervengano delle persone, delle terze persone, perché effettivamente il club ha preso una distanza netta dalla città e questo non va bene. Io lo percepisco perché giro per strada a piedi nei mezzi pubblici e chiunque incontro mi dice le stesse cose che dicono i tifosi della curva B, cioè non sentono e vorrebbero sentirle, ed è un peccato. Io che seguo il Napoli da tanti anni veramente provo amarezza nel constatare queste cose, però sono sicuro martedì
tutti dimenticheranno per una sera quello che c'è e faranno il tifo per io il Napoli. Io devo ritornare ai miei tempi, vedi, perché poi è diciamo è d'obbligo. Ma tu ti ricordi? Tu sei stato invitato martedì per la partita. Ti hanno almeno invitato come personaggio. Beh, ma se non ha giocato mai da nessuna parte, dove... Come non ha giocato? No, scherzo. Ma... È una battuta che... No, ma in questi casi è difficile. La verità, avevo avuto il pensiero di andare a vedere questa gara, ma... Dovevi pagare troppo. Insomma, non è arrivata poi la risposta giusta. Mi fermo qui, perché poi potrei dire altre cose, ma... Veramente sai che ci sono lascia sta molto, meditando lascia ha molto sentito discutere. Non ha sentito sta lascia meditando molto a discutere perché no, ma ci sono società di che... fronte a queste cose veramente guarda c'è poca attenzione al passato no, ma l'attenzione ma poi soprattutto è poca, alla storia al Napoli che ha vinto no, freghismo, però oppure per me mi sembra strano perché ci sono tante società anche ad esempio la Lazio no, che riserva dei posti a tutti gli ex giocatori cioè ci sono proprio delle dei biglietti ma no secondo me biglietti, zone Manuel, riservate. Scusami se ti importuno è il fatto che lui ha sempre detto in varie occasioni che non vuole avere a che fare col vecchio Napoli e in tutto questo ha legato pure che uno di noi non può andare alla partita insomma no, però cioè... se non sbaglio è venuto un periodo dove noi no, potevamo vabbè. Andare facendo richiesta chi? Di un ticket allora, di tutti gli ex calciatori di Napoli allora, non so se è stato ripristinato meno. Bruno Giordano sì, sì. A me stava questo Giordano. Qua io sono mai... andato a vedere un paio d'anni fa e io ti dico io avevo Napoli dei biglietti Juve, mi hanno dato avevo dei biglietti e nell'occasione del trentennale le hanno sospese, non me le hanno date più. Da quando è arrivato per Paolo Marino io avevo due biglietti ogni partita. Quando è successo... Paolo faceva? Sì, sì. Subito, senza chiederli ti dirò che... Poi quando c'è stato il trentennale, nella discussione che abbiamo avuto un po', addirittura mi hanno tolto i due biglietti. Mi avete tirato, io non volevo perché Rino sì, ha colto allora, l'occasione. Voglio dire, Bruno Giordano che ha giocato nella Lazio e nel Napoli, la Lazio lo tempesta per essere all'Olimpico a ogni partita. C'è un settore dedicato agli ex giocatori, sì. Ma per il Napoli dovrebbe essere un onore certo. È lustro sapere che ci sono in tribuna Bruscolotti, Giordano e tutti quelli che hanno fatto grande il Napoli. Io questo lo trovo vergognoso, rinnegare la propria storia. De Laurentiis, il Napoli è nato nel 1926, non nel 2004. Aggiorna il tuo calendario, per cortesia. Grazie. E allora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo. 081-630-999 per intervenire in diretta. Secondo me... La più resistente. La più silenziosa. Carpisa Gotek. I prodotti dei migliori marchi, pensati e scelti per te, puoi trovarli da Mida Sport. Moda casual e attrezzatura sportiva, tecnica e di qualità, selezionata con grande cura nel dettaglio. 4 punti vendita e più di 10.000 metri quadrati costantemente rinnovati, accoglienti, funzionali e con ampio parcheggio. Mida Sport. Moda e sport sempre al top. Ad Arzano, Pozzuoli, Pompei ed Avellino. Corri nei nostri store. Troverai i super saldi di marca dal 30 al 60%. Ci siamo per il tuo matrimonio. Ci siamo nei momenti speciali. Ci siamo per aiutarti a sorridere. Ci siamo per sostenere la ricerca contro i tumori infantili. Acquista Crispo Snob e Promessi Sposi e sostieni i Gold for Kids, un progetto Fondazione Umberto Veronesi. Gattuso è tornato a parlare del Barcellona, lo ha fatto in sala stampa, bravi a soffrire senza andare nel panico, qui la Lazio ha vinto al 95esimo, adesso col Barça con rispetto ma senza
paura, perché il Barcellona, lo ricordiamo, sta venendo da un momento molto complicato, no? Caotico. C'è questo famoso Barça Gate, lo scandalo che è scoppiato relativamente a questa società di comunicazione che sarebbe stata pagata per screditare alcuni pezzi importanti del Barcellona, ecco, polveriera Barcellona. Poi, insomma, tutto quello che è accaduto all'interno dello spogliatoio, ricordiamo, si è arrivati all'esonero di Valverde, l'arrivo del nuovo allenatore, insomma, si pensava che alcuni giocatori fossero contro il tecnico, mi si è dovuto chiarire anche questo. Noi abbiamo provato a ricostruire un po', no, quanto accaduto dal 10 gennaio fino ad oggi, fino ad arrivare a questa riunione d'urgenza voluta dallo stesso Bartomeu, il presidente, che ha addirittura aperto un'inchiesta interna per trovare i colpevoli, perché di fondo, nel momento in cui una società arriva, no, ad aprire un'inchiesta per capire chi ha sbagliato, ci sono state le dimissioni della direttrice finanziaria, che era lì da tantissimi anni, dal 2005, vado a memoria, potrei sbagliarmi, hanno più, hanno meno. Insomma, è effettivamente una polveriera. Ma nonostante tutto, Gattuso ha detto, se loro hanno problemi, noi siamo Passiamo da queste situazioni, no? Cioè, quello che è successo a noi, dobbiamo partire, secondo me, da dal 10 gennaio, noi possiamo partire da novembre. Sì, però i catalani hanno sempre, anche quando il Napoli acquistò Maradona, usarono questo sistema, screditarono Maradona fino all'inverosimile, che aveva un codazzo di delinquenti appresso, e quindi costrinsero e misero in cattiva luce Maradona nei confronti dei tifosi del Barça, e poi fu costretto Maradona, non vedeva l'ora di scappare, di andare via. Poi c'era la diatriba. Ce l'hanno proprio come sistema. C'era la diatriba invece, tra Gasparte e Núñez. Invece oggi è ancora più grave, perché si sommano tante di quelle cose. Ma tu ricordi Moratti con Telecom, cosa fece a Vieri e all'Inter? Anche no? Moratti con Telecom, però i catalani fanno scuola in questo. È molto probabile che loro abbiano fatto questo. Ma c'è questo. Un problema, c'è. E questo riguarda sia il Real Madrid sia il Barcellona, dove i presidenti non sono i proprietari del club, ma sono cariche elettive. E certo, diventa allora è politica. Diventa quando politica, c'è la politica, certo, di mezzo, certo, si lorda tutto, si sporca, certo, tutto. Però poi si usano tutte le armi del mondo. Sì, però va a inficiare anche sul rendimento tecnico della squadra, dubbio. Perché sì, la squadra negli ultimi non tempi... C'è dubbio. Alla fine così. Non c'è dubbio. Non hanno cambiato Valverde con pensionato, pensa te. Sì, e perciò giustifico anche la tua rabbia, in che senso? Che se ci fosse più feeling tra la società e il pubblico... Ha fatto bene De Laurentiis, parliamoci chiaro. Ha fatto bene in questi 15 anni, come presidente, ha fatto bene. Benissimo. Come? Oh, però... C'è da discutere su questo, perché solo chi è ottuso discute che abbia fatto male. No, ha raggiunto risultati tecnici importanti. Poi che fa 30 o fa 31, questo è un altro paio di mani. Sì. Però... La strategia di comunicazione da Cupio dissolvi o da incendiario, che senso ha? No, crea solo frizione e basta. Andiamo al telefono. Davide chiama da Acerra, buonasera. Buonasera, da Cercola. Da Cercola, abbiamo sbagliato. Sì, no, buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, volevo solo dire che secondo me comunque stasera c'è stata una buona partita. Più che di bravura, di carattere, perché comunque per come si era messo il primo tempo non era scontato ribaltarla. E poi sono un po' emozionato. Un mio piccolo desiderio per la prossima stagione è Belotti. Se ne è parlato molto in giornata, anche sul fronte Torino, per uno scambio con Petagna, che è stato acquistato dal Napoli, e quindi si parlava di questo. Volevo sapere un vostro pensiero a riguardo. Ho la fonte diretta di questa cosa. Grazie Davide. La fonte diretta di questa notizia, o presunta tale, è l'ex arbitro Bonfrisco, di origini campane, il quale oggi è opinionista a Tele Lombardia. E lui, oggi l'ho intervistato in radio, e lui mi ha detto che ha fonti molto attendibili. Lui non lo sa, ma gli hanno riferito che il Napoli è forte su Belotti e che in questo momento ci sono due possibili strade per arrivare a Belotti: o 50 milioni cash,
perché tale sembra essere la valutazione attuale di Belotti da parte di Cairo, o scambio con Petagna che viene girato al Torino più soldi. Questo ha detto l'ex arbitro Bonfrisco. Non a caso Cairo si è precipitato a smentire, proprio le classiche smentite a Tele Lombardia, cioè vi do ora immediate, che fate quando, sempre ironia sulle mie fonti dell'Hotel Vesuvio, vi ho dato nome, cognome, codice fiscale, eccetera eccetera. Di solito un presidente non si prende la briga di intervenire e smentire a gamba tesa subito su una piccola voce che anche poi dipende dal gradimento poi dopo di Belotti. A te piace Belotti? Ma anche di Petagna magari, eh? No? Anche di Petagna. Non mi prende per pazzo, perché io lo so che se lo dico a bassa voce mi tenga a Petagna, però a me piace, capito? Certo, io, Belotti non è giocatore di qualche anno fa, eh? Per quello però... te l'ho chiesto. Però che il Napoli sia vigile e attento. Però Belotti è un buon attaccante, no, sulle proprie mosse. Centravanti, vero. È vero. Vedi, alla gente è piaciuto questo Napoli molto utilitaristico, molto, diciamo, attento al risultato, poco allo spettacolo, non ha speso neanche tante energie in vista di martedì. Io, vi sono sincero, mi aspettavo un vantaggio nel primo tempo, mi aspettavo un'altra partita nel primo tempo, in modo da chiuderla e di gestirla un pochino. Era difficile, ma non era difficile con quell'atteggiamento del Brescia, là, come facevi? Perché tu, avendo Politano da una parte e Insigne dall'altra, sai che vengono sempre dentro. Loro avranno pensato, con Mertens davanti, gli lasciamo un po' di esterno, no? Quindi ha chiuso tutte le zone centrali e se vanno sulle fasce abbiamo chi magari può contrastare a sta palla aerea. Ho capito, ma il Napoli secondo me ha fatto poco per superare questa muraglia. Perché non aveva muraglia, lo spazio, era difficile, era molto difficile. Era difficile, ma quando sono passati in vantaggio è stato ancora più difficile. Cioè nel senso sembrava ancora più difficile. Ragazzi, scusate, allora uno trova una muraglia e se ne va a casa, non gioca più. Ha cercato. Ma non è facile da scardinare, Rino. Ho capito che non è facile, lo so. Non è facile. Però non è stato provato un tiro da fuori, non è stato provato un pick and roll, non è stata provata una sovrapposizione. C'è stato un problema secondo me stasera, soprattutto a centrocampo, dove facevano molta pressione su Demme, cioè era abbastanza marcato, non riusciva. Questo è normale. Sì, ho capito. Infatti non riusciamo né a giocare sugli esterni né ad andare per le vie centrali. Il Brescia a un certo punto ci ha bloccato da tutto. Vi leggo un estratto delle parole di Gattuso in sala stampa, poi torniamo al telefono. Cosa hai detto ai ragazzi dell'intervallo? Non si può, altrimenti mi censurano. La cosa che mi dà fastidio è che sappiamo tutto quando le prepariamo. La Lazio ha vinto al 94esimo col Brescia in 10. Tutte qui hanno fatto fatica. Mi dà fastidio vedere la squadra che dopo il gol preso alcuni si insultano e qualcuno fa il vigile perché vuole la palla. Sembrava troppo facile all'inizio. Poi abbiamo iniziato a sbagliare ed è venuta un po' di tristezza. Nella ripresa piglio diverso, dobbiamo migliorare in questo, con le piccole non è una passeggiata, però nello stesso tempo ha detto volevo queste risposte, la squadra sa soffrire e non va più nel panico quando è chiamata a soffrire. Ti ricordo che questa è la prima volta che il Napoli riesce a rimontare? Prima rimonta, sì. È la prima volta che il Napoli ribalta il risultato. Vero. Ogni volta che è andata sotto non è riuscita quest'anno mai a rimontare. Sergio da Napoli, buonasera. Buonasera a voi, vi ascolto in modo molto attento e finalmente sento una emittente che parla bene di De Laurentiis, perché in giro per le emittenti io le seguo giusto per capire che cosa dicono del Napoli, ma non c'è un emittente in Campania che parla bene di De Laurentiis e i tifosi sono veicolati dai media. Campani, la cosa che fa più tristezza. La cosa che vorrei capire, detto, vorrei una risposta da voi, ma secondo voi perché i tifosi non amano De Laurentiis? Io ho seguito il Napoli di Maradona, al San Paolo negli anni 80 si entrava in 10-15.000 senza biglietto, si entrava con i pass, il Fernandino, i Moggi e i dirigenti di allora si facevano entrare, con i pass, non entrava un euro. Una lira all'epoca nelle casse del Napoli. Oggi che De Laurentiis è stato abbandonato dalle istituzioni, è stato abbandonato da tutti, ha portato il Napoli ad avere la seconda società come capitalizzazione di giocatori in Italia.
il valore del Napoli è di 688 milioni di euro, secondo solo la Juve, senza un euro dalle banche. Allora, come fanno i tifosi a non amare De Laurentiis? Ci ha portato sul tetto d'Europa. Solo Maradona, Moggi e la classe politica dell'epoca ci hanno portato là sopra, ma per 4 anni. Allora, quello che vorrei dirvi è di dare una mano a De Laurentiis verso i tifosi, cioè a dire ai tifosi, come fa spesso il dottor Chiarillo, che dice che cosa ci abbiamo da dire a questo presidente. Abbiamo una rosa che si è costruito da solo, c'è un preconcetto verso De Laurentiis. Io la partita con Barcellona la desideravo. Ti posso fare una domanda? Ti posso fermare, Sergio? Ti posso fermare? Prego, prego, prego. Una volta venne da me un collaboratore che aveva rapporti difficili con tutti i suoi colleghi e venne dicendomi in napoletano: ce l'hanno tutto con me. E io gli dissi: sì, Salvatore, scusa, se Vincenzo ce l'ha con te, gli stai antipatico. Ci può stare che una persona gli stia antipatico, ma se qua ci sono 20 lavoratori e tutti e 20 ce l'hanno con te, non è forse okay da porti il problema che sei tu che ti poni male verso tutti e 20? Scusa se la interrompo un attimo, lei c'ha tutta la trasmissione, io 2 minuti. Non è un 5% dei tifosi, perché i tifosi del Napoli sono milioni nel mondo. Posso garantirvi che ascolto su una radio. Secondo te la comunicazione di De Laurentiis in questi anni è stata corretta, brillante, giusta? Perché io questo dobbiamo perché dirlo. Allora, lui ha dei meriti che non possiamo discutere. Io non voglio parlare di quei tifosotti. Li continuo a chiamare così, tifosotti. Dottor Chiarillo, mi può far parlare un secondo? Sì. A Di Maro non c'è un tifoso del Napoli che contesta De Laurentiis, perché a Di Maro vanno i tifosi del Napoli di tutto il mondo, di tutta Italia. Solo i napoletani contestano. E chi? Le due curve. Chi sono le due curve? Perché se no io volevo andare, a vedere a Messi, perché era l'unico campione che mi mancava. Io ho 50 anni. Non è vero. È l'unico campione che mi mancava di vedere a San Paolo. Quello che sta dicendo non è vero. Perché a me tutti i giorni che esco per strada mi tocca affrontare decine e decine di persone normali che mi parlano male di De Laurentiis e io lo devo difendere. De Laurentiis mi dovrebbe pagare per quando lo difendo tutti i giorni. Io vado nei bar tutti i giorni a vendere e dicono che io sono pro De Laurentiis. Io volevo andare a vedere il Barcellona. Ho ritenuto caro il biglietto, ma non ho detto che De Laurentiis è un pappone che ha messo il biglietto a 70 euro, perché se io mi vado a vedere un concerto di Tiziano Ferro al San Paolo a giugno, ho pagato 80 euro un distinto. E non penso che Napoli-Barcellona sia meno importante di Tiziano Ferro. Quello che voglio dire io, a San Siro, è vero che Milano è un'altra dimensione, ma il Milano sono 10 anni che fa schifo. È lo stadio, stanno sempre 70.000 persone. Sono più tifosi del Milan che io noi, no? Io ti do ragione fino a un certo punto, sono totalmente d'accordo con te. Io sto dicendo... Il napolista Massimiliano Gallo ha scritto, in epoca non sospetta, poi se lo dimentica quando l'ha scritto, perché l'ha scritto nel momento in cui il Napoli faceva secondo. È l'unico sito che seguo. E lui, allora, tutti quanti, a dire a Napoli... ci hanno scucciato lo secondo posto, io li guardo in faccia ed è tra secolo, dico ma quando l'abbiamo mai avuto un'epoca così bella? Dottor Chiarillo, ma io la seguo perché lei dice la verità su questo, però contro i tifosi no, perché non è vero che a tutti non amano De Laurentiis. Ci sta anche parte, chi lo stima, non chi so l'apprezza, perché per carità. Lo odia, forse perché non gli dai pass, non lo so. Ma la curva B e la curva A devono andare allo stadio, se ne devono fottere di De Laurentiis, perché Sergio, i soldi NIMBA bisogna prendere. Sergio, c'è una differenza. Quando tu tiri fuori i numeri e percentuali. Pure 200 euro. Sergio, c'è una differenza. Tu tiri fuori numeri e percentuali che non sono minimamente riscontrabili, perdonami. Perché citi delle fonti statistiche certe e allora uno dice hai ragione. I 10.000 sbafo del San Paolo non sono mai esistiti, te li stai inventando tu. Al massimo entravano in 500 più che altro, ma neanche di meno.
Poi il 5, perché quando dici il 5% dei tifosi, quando dici il 5%, ma perché c'è la statistica di quanti tifosi amano o non amano? Ma a prescindere da queste allora cose, diciamo che c'è gente che ama De Laurentiis, c'è gente che lo odia, c'è gente che non lo ama e non lo odia, c'è gente... La curva B, perché se non è De Laurentiis, noi andiamo in Serie C, non ci scriviamo neanche il suo campionato. Perché abbiamo fatto. Ma ti do ragione che è bravo, che è un grande presidente dei risultati. Ma non è un grande presidente nel modo di porsi con la città. Non si fa male, uno che non si fa male, c'è poco da dire. I commenti dalla pagina Facebook, Sergio, mi scusi, non abbiamo tempo, possiamo fare un dibattito lei e Chiarello, grazie per averci seguito. Luigia Di Giuseppe su Facebook, non sono d'accordo sulla polemica biglietti, 10 anni fa andai a vedere Barcellona-Siviglia in curva al Camp Nou, prezzo 69 euro. Michele Esposito, complimenti a Cesarano, sempre indistintamente grande commentatore, rammarico per come la società escluda la storia del Napoli dal San Paolo, Bruscolotti, grande uomo. D'accordo con lei Umberto, scrive Raffaele Cerco, a Gattuso fa un vero miracolo continuando a vincere queste condizioni di guerra tra il proprietario e i suoi calciatori. Speriamo il Bari torni in Serie A e che il romano venda questa squadra. Vuoi tornare su quel signore che ha scritto che ha speso 69 euro al Camp Nou? È una signora, la signora Luigia, che dice con tutto che la curva costa 70 euro. Ma è sbagliato. Non conosco proprio io questa tifosa. Il fatto la conosce Cesarano, la mette al di sopra di ogni critica. È una tifosa molto cara signora, di Gaeta. Ma andare al Camp Nou a vedere il Barcellona è una cosa totalmente diversa. Al Camp Nou io, solo per aver avuto l'idea di andare a visitare, oltre che i musei di Barcellona e i monumenti di Barcellona, una stupenda, anche lo stadio e il museo, ci ho appizzato una barca di soldi quella giornata e sono uscito contento perché ho visto i guanti di Zamora. Si può paragonare, è imparagonabile. I 70 euro di Barcellona non possono essere i 70 euro di Napoli. Ma no, perché che cosa offre il San Paolo? Cioè, cosa al di là di offre? Cosa offre? La storia, tutto il resto. Voglio dire. Però dobbiamo metterci d'accordo. Quando noi diciamo a questo signore di Sergio, non so chi sia e chi lo ha spinto Sergio, chi lo ha spinto a telefonare, perché si nota chiaramente che è stato spinto da qualcuno. Dici? A telefonare, sì, è netto, è chiaro, però e te lo dico, posso dire una cosa io, okay, è perché si coglie da certi particolari, se lui avesse evitato dei particolari avremmo detto è un tifoso comune, invece no, è un tifoso che ha chiamato apposta perché indirizzato a chiamare su quell'argomento. Allora vorrei dire a questo amico... Era pro De Laurentiis, eh? Sì, sì, era pro De Laurentiis, certo. Però vorrei dire a questa persona che la curva B e anche la curva A in certi momenti sono stati importanti. A noi ci piace dire il tifo della curva. I giocatori, spesso il calcio è atipico. Il calcio, la curva B... I giocatori perché vanno sotto le curve? Ah, ecco. Quindi il minimo... Io dico un minimo, detto da me, il muro che ha messo De Laurentiis non va bene. Questo muro che ha messo nei confronti della tifoseria popolare non va bene. Non lo dico per populismo, perché a me non me ne frega di nessuno. Però non va bene, ci vuole un minimo di, come devo dire, di apertura, un minimo di riconoscenza per questi ragazzi che effettivamente vanno ovunque e anche stasera si sono dovuti sorbire dei cori beceri da parte di quella specie di non so come chiamarli di Brescia che ne hanno detto di tutti i colori. Sì. E allora voglio dire, non va bene, a me questo clima già da un po' di giornate, come si fa a pensare di fare a meno poi del tifo, che sai bene che l'umo veramente in più, cioè come se io mi facessi del male da solo, cioè so che è una cosa che mi può aiutare. Ma si sono messi di traverso perché capito, qualcuno Rino ha mancato di rispetto a qualche altro e viceversa, e quindi c'è questa frattura. Questo schermo, questo muro di Berlino tra la tifoseria. Ma la frattura, Rino, già la crei. Tu quando dici che puoi fare uno stadio di 20.000 posti, 20.000 poltrone, che significa? Vabbè, ma tra dire e fare. Ma se lo dici, è impopolare, cioè, tu già vuoi far capire quali sono le tue gli altri 60. Verso la gente, verso la tifoseria. Ammazza, non si può dire la fesseria, ti beccano subito. Se sono anni Monte che non è la seconda. D'accordo. Col Sassuolo c'è sta. Ah, è vero, col Sassuolo. Non l'ho beccato subito, non si può dire la fesseria. Ma che ci fai in televisione tutte le fesserie che dici?
No, è perché mi devo equiparare a quelle che dici tu. Esattamente. È un dettaglio. Comunque, sta attenta, gente. A parte questa cosa della tifoseria, che io insisto, è stata esagerata e inopportuna in questo momento, dove la squadra deve stare tutta concentrata a cercare di fare il risultato con Barcellona. Noi martedì affronteremo il Barcellona. Questo mi fa una rabbia infinita. Sì, e ti spiego perché. Non può occultare tutto quello che è l'evento. No, l'evento è straordinario. Stiamo facendo un centro di discussione. Non voglio parlare più del tifo, sto facendo un'altra cosa. Ok, me lo spieghi da pochissimo, perché andiamo un po' più rapido. C'è Domenico al telefono. Cerchiamo di non di fare solo la domanda e poi chiudere, altrimenti non riusciamo con i tempi. Buonasera, Domenico. Buonasera. Niente, volevo dire al dottor Chiarella che sono abbonato di Curva B, che quest'anno, insomma, in Curva B si respira un'aria un po', come dire, un po' più serena, da quando non c'è, come dire, tutta questa capacità degli ultras di far valere la loro prepotenza. Sono abbonato da diversi anni e posso dire che c'è un po' più di serenità, c'è sempre quella prevaricazione del posto, quindi diciamo, come dire, in certe cose la società è intervenuta in modo serio e quindi c'è un po' più di serenità anche da chi va in curva e non vuole stare in un salotto, ma vuole stare comunque in un posto dove si vive la partita in modo serena. Perché sedersi in un posto e poi vedere che gente che arriva all'ultimo minuto si sbalza oppure comunque cerca di imporsi in modo non civile. Questo è un altro discorso. È un altro discorso, Domenico. Nessuno accetta le prevaricazioni. Dobbiamo ragionare in termini fisiologici, non patologici, del sistema. Allora tu sei contento di quelle volte in cui al San Paolo gli avversari passavano e il San Paolo era muto, si sentivano solo fischi e critiche e il San Paolo non tifava. Guarda caso, tornano gli ultra, tornano i tifosi, quelli delle curve. Il Napoli chiede aiuto al pubblico che non aveva ricevuto nelle partite dove tu stavi tranquillo e il Napoli ha vinto perché si è sentito spinto dal suo vecchio caro pubblico. Perché non si può pensare di avere una zona della curva dove, come la Coop di Liverpool, dove gli ultra hanno il loro posto e non disturbano quelli che hanno il posto assegnato? Dobbiamo buttare a mare il bambino con tutti i panni, o tutto o niente? Non si può trovare una soluzione civile per tutti? Assolutamente. Certo, la società manca nella capacità di mediazione, secondo me. Manca un po' di capacità di mediazione, c'è bisogno di qualcuno che poi metta le persone di fronte a un tavolo e li faccia ragionare in modo corretto. Quindi diciamo, poi mi è capitato anche un episodio in cui Napoli-Fiorentina, che avevamo vinto all'ultimo secondo, esco dallo stadio, c'era De Laurentiis che andava via con la sua macchina e insomma, se non sbaglio, avevamo raggiunto il secondo e il terzo posto e tutti a urlargli dietro, cioè una partita che avevamo vinto in rimonda, cioè quindi c'era un entusiasmo a mille fuori dallo stadio e se gli urlavano dietro da fuori di tutto, cioè una volta ho fatto degli errori enormi nella comunicazione. Non accetterò mai questo tipo di impostazione, non fa parte della civiltà. Vabbè, ok. Grazie Domenico. Grazie Domenico, buonasera. Occorrono delle figure intermedie all'interno della società. Bene, no, adesso c'è Peppe qui che l'ha ricoperto anche questo ruolo, dei rapporti con la società e i tifosi. Cioè, questa, se ci fosse non Peppe perché qui è presente, ma qualsiasi altro dirigente che potesse fare una sorta di cuscinetto, io penso che questa situazione... Sai chi è la Juventus che fa questo? Si andrebbe a risanare. Mariella Scirea. Appunto, quindi. E sai chi è il sottoposto di Mariella Scirea? Il suo primo collaboratore, assunto dirigente juventino? Peretto, il nipote del ex designatore indagato. Sì, ma tu puoi mettere tutte le figure che vuoi, ma se non c'è la predisposizione da parte di due parti, almeno lo fai ragionare, almeno c'è un ragionamento, una terza parte che va a trattare con l'una e con l'altra,
che possa cercare di creare una mediazione. Ma come dicevi tu, Rino, se si continua a fare questo muro e non si cerca di mediare, ma per mediare, purtroppo, se le parti non riescono a dialogare, ci vuole una figura intermedia che vada a cercare questa situazione di mediazione, altrimenti il muro diventa sempre più alto. A me è successo con Naldi, quel poco periodo che poi non ci trovammo per altre situazioni. Però quando andai lì, andai proprio per questo, perché se vi ricordate sicuramente bene che c'era anche lì, in quel periodo, c'era una forte contestazione. Come? Chiaramente la figura mia, che conoscevo gran parte di loro, ma principalmente la stima da parte di loro, perché questo lo posso dire a distanza di tempo, ma senza falsa modestia. Quando ci siamo seduti con i rappresentanti, io dissi: che vogliamo fare? Sono qui a vostra disposizione, però parliamo su cose concrete. Qui si tratta di trovare un punto di incontro. Volete bene al Napoli? Se volete bene al Napoli, allora ragioniamo, se no no. Noi siamo qui per questo. Questo sto dicendo. Tu ci dai, tu ci garantisci. Se sto qua è chiaro che sto per garantire quello che dico. Questo dico. Che se no non mi presento da voi a dire. E vi ricordate la situazione? Vi ricordate che dopo 15 giorni fu tutto appianato e cose, con la famosa partita di Coppa Italia con la Salernitana, che c'erano 70.000 persone? Perché poi lasciasti quell'incarico? E lasciamo per altre divergenze, perché poi, insomma, è inutile dirlo adesso, perché ormai siamo a distanza di anni. Allora, qualche altro messaggio dalla pagina Facebook di Campania Sport, e poi arriviamo alle pagelle di questa sera. Federico dice: il Napoli è nato nel 1926 e tu che rinneghi il Napoli prima della tua venuta non meriti rispetto. Se prendi soldi li prendi grazie alla gloriosa storia del club. Ovviamente il messaggio è indirizzato all'attuale società. Alfredo dice: abbiamo battuto l'ultima in classifica, non facciamoci illusioni. Ovvio che tutti speriamo nell'impresa. Andiamo a dare i voti alla sfida di questa sera tra Brescia e Napoli, le pagelle di Umberto Chiariello. La più resistente. La più silenziosa. Carpisa GoTech. I prodotti dei migliori marchi, pensati e scelti per te, puoi trovarli da Midasport. Moda casual e attrezzatura sportiva, tecnica e di qualità, selezionata con grande cura nel dettaglio. 4 punti vendita e più di 10.000 metri quadrati costantemente rinnovati, accoglienti, funzionali e con ampio parcheggio. Midasport, moda e sport sempre al top, ad Arzano, Pozzuoli, Pompei ed Avellino. Corri nei nostri store, troverai i super saldi di marca dal 30 al 60%. Napoli, così come a Cagliari, è una meravigliosa mediocrità. Sembra un ossimoro e tale è in effetti, perché è un Napoli da 6. Generalmente da 6, se andiamo a riprendere le pagelle di Cagliari, quasi tutti 6. Ospina ha fatto bene il suo compitino, 6, un paio di uscite finali, ma 6. Di Lorenzo, Manolas, Maximovic hanno subito fin troppo da un Brescia veramente mediocre, hanno lasciato qualche palla gol di troppo. Il migliore, uno dei migliori tra l'altro della partita, è stato Mario Rui, che sta facendo una buona stagione. E la palla che prende di testa d'anticipo nel finale è una gran palla. Comunque io a Mario Rui do un 6 e mezzo pieno, perché mi sembra un giocatore in forma e mentalmente posizionato, proprio lo vedo in clima partita. È rinato Fabian finalmente, lo aspettavamo, era un desaparecido, ma non solo per il gol, per come si sta muovendo, per come ha ripreso la scena. Perché che lui abbia grandi numeri è ovvio, però li deve dimostrare. 6 a Demme, 6 ad Elmas, 6 a Politano. A Insigne non glielo do il voto più alto, perché da lui voglio di più, sempre di più. Ma è stato uomo, perché dopo tutto quello che si dice su di lui, quel pallone dal dischetto pesa 120 kg e lui l'ha messa dentro.
Mertens traversa, gol annullato per fuorigioco, era quello che l'avrebbe appaiato ad Hamsik nella classifica canonieri all time. L'appuntamento è solo rimandato, magari col Barcellona, che Dio lo voglia. Orsato avrei messo anche 5, perché come fai a non vedere da solo quel rigore? Senza VAR avresti preso una topica clamorosa, è un rigore che si vede da Marte. Per fortuna il VAR l'ha corretto, per il resto non ho avuto grandi problemi perché Orsato è un buon arbitro, fermo restando che rimarrà nella nostra storia come l'uomo che ci scippò uno scudetto, con una direzione di gara sbagliata, niente più, niente meno. Gattuso 6,5 perché è mentalizzato, ma diciamo che in questo momento sta proponendo una medicina che ti devi turare il naso, una sbobba che ti prendi, però ti fa star bene. E il Napoli sta migliorando, si vede che la medicina non è buona di sapore, però è efficace. Manuel? Sono assolutamente d'accordo, darei un mezzo voto in più a Fabian. E... 7,5. Sì, 7,5. E... è una partita dove è proibito il voto alto, secondo me. Eh? La partita talmente brutta, il voto alto è proibito. Non so, però il gol merita, secondo me, bello, qualcosa in più, anche la prestazione. La fotocopia di Milano, eh? Sì, sì, sto facendo pure il secondo, poi... perché il portiere era posizionato, se no faceva pure il secondo. Assolutamente. Poi Di Lorenzo un mezzo voto in più, perché forse... penso sia stato lui a dare a fornire l'assist, e poi vedo un attimo, ecco. Tutti sei sono tranne sì. Mario Rui, no, sono assolutamente d'accordo così. Gennaro, sì, sì, anche la partita non è stata bellissima, quindi diciamo che il 6 politico, va più che bene. Qualcosina in più l'hanno fatta Mertens, Mario Rui, qualcosa in più l'ha fatta Fabian, quindi sono pienamente d'accordo. Con l'investimento con Gattuso in stuzzicadenti diventa importante per non addormentarsi. Andiamo avanti, però ripeto, va bene così, è giusto che sia così. Sì, alcune partite le devi vincere, poi lascia se stare. Mi fate vedere, grazie. Tutti sei, tranne Mario Rui. L'hai dimenticato? Fabian, no, non l'ho dimenticato. Voglio vedere Di Lorenzo, un mezzo voto in più. Ce lo diamo, sì, sì, perché sì. C'è la maglia numero 2. Politano un mezzo in meno invece. Non ti è piaciuto? No, assolutamente. Giocatore che già tenevamo e quindi niente di che, insomma. No. Speriamo ma che... Ma serviva per togliere il posto a Lozano che va a finire ancora sì, di vabbè, più. Vabbè, ma togliere il posto a Lozano non è che ci vuole molto. Non è quello il punto. Per il resto, quindi va bene così. Dai, speriamo che Politano diventi per un giocatore importante e che ha i numeri giusti, dai. Su. Può diventarlo, può perché diventarlo. Sì, nel finale di partita ha fatto delle chiusure, è rientrato e poi ha fatto il doppio dribbling, però sono d'accordo con lui, stava rischiando un urto frontale proprio. Vabbè, quest'anno non ha quasi mai giocato, sì, io quindi... sarò velocissimo, brevissimo. Se abbiamo esaltato Insigne, tu proprio hai detto che Insigne si è preso questa grande da padre di Insigne, gli ho tolto mezzo voto. Tu hai detto, no, non sei, qui si è giornalisti, non si è genitori. Insigne merita 6,5 anche lui. Se sono dai 6,5 a Mertens, lo devi dare anche Insigne. Era una lo provocazione. Lo so che l'hai fatto per provocazione, però io ci tenevo... Perché mi considero il papà putativo di Insigne. So. Allora, il papà deve essere esigente. Sì. Poi io, Peppe, ti devo fare un improvolo. Vabbè. Te lo devo fare. Non è possibile che io faccia un programma, come sai, radiofonico, appunto... Show. Che c'è stato? Mo? Ogni volta che intervisto un ex calciatore parla male di me. Salutaci il Bruscolotti. A parte che tutti le cioè, oggi Magrin che si è voluto scusare con i napoletani per la mezza gaffa su Messi che vuole incontrare Barcellona, l'Atalanta, eccetera. Ha parlato di Napoli benissimo, cioè Napoli lo stava comprando. Cioè, ma Bruscolotti qualche fallo te l'ha fatto. Partita, andiamo a vedere Brescia-Napoli, commentiamo insieme. Sono le immagini. Magrini è pure pauroso. Parla di Peppe, tutti bene. Hai disprezzato la frittata. Sì, è la partita di Brescia con Lopez in panchina, altra scelta di Cellino che se lo porta sempre a prendere.